Da come avete potuto vedere, oggi raccogliamo le patate. Le patate sono già state raccolte, ho fatto in circa 10 o 12 kg, 15, non lo so, e vado a pesare su un terreno lungo 12 metri, quindi da là a là, 12 metri all'incirca, e su un terreno argilloso. Quindi è una buonissima produzione in piccolissimi spazi. Allora, la produzione fatta è questa qua. È una cassetta, sono circa 10-15 kg di patate. La patata, come si fa a riconoscere che è pronta? Allora, la patata non deve essere mai verde, perché se è verde, se la mangiate vi fa male. Quindi ci sono due tipi di patate: la patata novella, quindi come questa, che se voi grattate un po' si toglie la buccia, oppure le patate che comprate sul mercato sono patate che hanno avuto un tempo in campo molto più lungo, quindi all'incirca sui 4 mesi. Hanno una buccia molto più dura e può essere conservata più a lungo. Quindi una patata novella di solito viene conservata all'incirca sul mese, mese e mezzo. Una patata comprata sul mercato con una coltivazione di 4 mesi sul terreno può durare anche 4-5 mesi, dopo comincia a fare i butti, ovviamente. Questo qua è un esempio di patata, oltre che c'è il butto, è di patata verde, non so se si riesce a vedere. Ma vedete che è verde, di qua è gialla e di qua è verde. Quindi questa patata qua non si può mangiare, fa male. Non datela neanche alle galline perché fa male a loro. Ma che consigli vi voglio dare per coltivare le patate in un terreno così duro come il mio? Quindi, il primo consiglio è una posizione in semi-ombra, quindi che la mattina abbiamo il sole, dopo il sole sarà lì dietro e avremo una penombra fino a scomparire. Quindi le ore di sole sono all'incirca dalle 4-5 ore al giorno. Prima cosa da fare. Seconda, avere una buonissima irrigazione, quindi o con impianto a goccia o vi mettete voi ogni giorno a innaffiarle. Però quest'anno è andata così, il prossimo anno credo che ne farò all'incirca sui 200 metri di patate e quindi metterò giù un impianto a goccia, anche come ho fatto quest'anno. Non questo qua con i buchi ogni 30 centimetri, ma ogni 10 o 20. Dopodiché è effettuare una buonissima concimazione sul solco, concimazione o con letame ovviamente maturo oppure con stallattico pellettato come ho fatto io. Se avete un terreno ancora più duro di questo, quindi con capacità di drenaggio dell'acqua veramente scarsissimo, quindi super argilloso, vi consiglio di prendere o del terriccio oppure del compost. Se non avete la possibilità, comprate del terriccio, mettete sul fondo all'incirca uno strato a 5 cm, in modo che la patata abbia sempre la forza di svilupparsi. Non dico che verranno fuori patate grandi così, però grandi così vi vengono fuori. Prima cosa, ma come capire che le patate sono pronte? Allora, le patate che sono pronte, ovviamente, qua le abbiamo già raccolte. Per capirlo, prendete, abbiamo 100 metri di patate, bene, ne togliamo una ogni 5 metri e vediamo se sono pronte. La patata si divide in due categorie, patata novella e patata normale. Quindi la patata novella, come vedete, si toglie la buccia, ha una buccia molto sottile, quindi una conservazione molto minore, un mese e mezzo. Una patata che ha avuto una maturazione più lunga in campo durerà molto di più, ovviamente, quindi 4-5 mesi avrà una buccia molto più spessa. Infatti, queste patate qua, che sono patate novelle, volendo si può fare, basta lavarle bene e si può fare anche a meno di togliere la buccia, perché è veramente irrisoria. Un'altra cosa che potete vedere è la foglia. Quindi queste qua sono patate che ho tolto, le foglie delle patate. Quando la foglia della patata comincia a seccarsi, a diventare marcia, vabbè, dopo queste qua hanno avuto anche della peronospora. Comunque, quando comincia a seccarsi la foglia, quindi come qua, vuol dire che la patata si sta maturando. Se quando la pianta direttamente, quindi la pianta di questa qua di patata, è morta, vuol dire che le patate hanno avuto una maturazione di 4-5 mesi e hanno una buccia molto dura. Io le ho tolte a metà crescita, quindi sono entrate patate novelle e hanno una maturazione di 2 mesi, 2 mesi e mezzo. Ma la patata andrebbe seminata in tutti gli orti, perché? Perché lascia una grandissima quantità di potassio. Facciamo finta, tutti dicono che bisogna mettere nel terreno la buccia di banana perché rilascia potassio. È vero, però la buccia della patata e la patata in sé rilascia il doppio della banana. Quindi facciamo un esempio, la banana rilascia il 30% di potassio di quello che possiede, la patata ne rilascia il 60%, il doppio. Avremo un maggiore arricchimento di potassio nel nostro terreno,
che sarà a nostro vantaggio per tutte le colture, soprattutto pomodori, zucchine, peperoni e tutte piante così. Dopo la patata può avere grandissimi problemi, quindi siccità se non abbiamo un'irrigazione molto frequente, quindi uguale patate molto piccole, scarsità di produzione. Il secondo problema potrebbe essere che con le grandi piogge sia attaccata dalla peronospora e dall'oidio. Se non lo curate presto andrà anche al tubero, quindi potete buttare via tutta la coltivazione. Quindi state molto attenti, io ho avuto problemi di peronospora, ce li ho ancora, soprattutto nei pomodori e oidio sulle zucchine. Vi farò un video a parte comunque. E quindi ho dovuto trattare anche le patate perché ce le avevano a sua volta. Le patate hanno risposto molto meglio, infatti in giro di 2 settimane è sparita la peronospora. L'oidio l'ha attaccato veramente 2-3 piante, però non si è diffuso per fortuna. Quindi mi sono salvato. Se ritardavo i trattamenti di 1 o 2 settimane, potevo prendere e buttare via tutto il raccolto. Spero che il video vi sia piaciuto. Mi raccomando, lasciate un bel pollice in su. Iscrivetevi perché dobbiamo arrivare a 500 iscritti per creare proprio là una piattaforma per registrare i video. Quindi arriviamo a 500 iscritti. Stavo dicendo 500.000 iscritti. Credo che non ci arriveremo mai, però vabbè. Intanto arriviamo a 500 iscritti, dopo vedremo per i 500.000 e ciao a tutti!